Benvenuti, buongiorno a tutti quanti voi amici del Calcio Wisp, siamo qui in diretta dal centro sportivo Dozza per trasmettervi l'incontro big match tra le capolista del girone B della categoria Eccellenza. Parliamo di Red Wine in maglia gialla da sinistra verso destra e del Guercino in maglia bianca con inserti e pantaloncini azzurri. Entrambe a 50 punti per questo recupero dell'ottava giornata di ritorno, come detto, della categoria Eccellenza girone B. Si aspetta soltanto il fischio iniziale del direttore di gara Acito, assistito da Pasquale e De Lucia. Le formazioni per il Red Wine: abbiamo Scagliarini tra i pali, Tonti, Guadagnini, D'Emilio, Panerai, Stracciari, Irti, Travaglini, Russo, Patussi e Russo. Per il Guercino abbiamo tra i pali con il 46 Fabri, 15 Cespugli, 23 Carposo, 13 Pola, 2 Bregoli, 9 Bruno, 22 Tassinari col 18, Tassinari Davide, Tassinari Claudio col 22, Tassinari Davide con il 18, Aricolli con il numero 19, Mura con il numero 7, Scimitarra e Carposo Michele. D'angolo battuto dal Red Wine all'altezza del settore di destra per chi attacca. Tocca il pallone Travaglini che finisce direttamente tra le mani di Fabri. Il fallo laterale in favore del Guercino, la rimessa del numero 13 Pola. L'apertura adesso sul lato sinistro per il Guercino, ancora il cambio di gioco a cercare Russo che controlla questo pallone, tenta il cross, viene però fermato, poi recupera il pallone, viene messo a terra, tutto regolare secondo il direttore di gara, il signor Acito della sezione di Bologna. Wine che manovra il pallone con Russo, il cross al centro, l'intervento dei difensori del Guercino a liberare una situazione che poteva diventare pericolosa. Intanto il pallone termina in fallo laterale proprio sotto la nostra postazione. Una bella giornata qui al centro Dozza, temperatura primaverile, un bel venticello, il clima ideale per questo scontro al vertice. Rimessa dell'estremo difensore della formazione in maglia bianca, riesce a recuperare ancora con qualche difficoltà questo pallone il Guercino, tenta di riversarsi in avanti,
Tassinari adesso a combattere al centro del campo, perde il pallone, Alicolli. Vediamo ancora la manovra offensiva che viene però interrotta, recupera però ancora il pallone, il Guercino, vicino molto compatto in queste prime fasi dell'incontro. Ola, manovra. E vi salutiamo, adesso siamo in diretta streaming, siamo riusciti a collegarci qui dal centro sportivo Dozza proprio in questo momento e il punteggio qui è fermo sullo 0-0 nello scontro di vertice tra Guercino e Red Wine in maglia gialla che difende e conquista in questo momento una rimessa laterale. Il Guercino risponde in maglia bianca con inserti azzurri, come detto. Nel periodo non collegato non si sono registrate azioni importanti da segnalare, se non una tentativa di incursione di giocatori in maglia gialla, ribattuto dalla difesa attenta del Guercino, come dicevo, fino a questo momento schierato in maniera molto compatta. Interviene il direttore di gara, il signor Acito, per assegnare una rimessa laterale. Buono il break adesso del centrocampo del Red Wine che manovra questo pallone. Russo tenta di cambiare gioco dall'altra parte verso l'altro russo che non riesce ad arrivare sul pallone. C'è dunque l'intervento dell'estremo difensore Fabbri. Ora un pallone verso Russo, girato dal lato sinistro del campo per chi attacca. Russo tenta di superare il suo diretto avversario, ci riesce in un primo momento, poi riesce ad intervenire Pola, nello specifico mette il pallone in calcio d'angolo. Colpo di testa di Russo e pallone che finisce in gol su calcio d'angolo, spunto del numero 10 che trova il primo gol di testa proprio nel momento in cui il Guercino controllava il gioco. Arriva il gol del Red Wine, un colpo di testa del numero 10 lasciato colpevolmente libero, ha defilato sulla parte destra nel campo, ha avuto vita facile nel colpire di testa e realizzare il gol dell'1-0 per Red Wine. Si riparte dunque, il punteggio è cambiato qui al centro sportivo Dozza. Adesso il Guercino che ha il pallone, il controllo del pallone, è chiamato al recupero. Non sarà un'impresa semplice visto anche la coriacea difesa del Red Wine, ranghi compatti dall'una e dall'altra parte. Ora c'è ancora l'intervento del signor Acito che va a comandare un calcio di punizione in favore della formazione in maglia bianca con inserti azzurri, il Guercino. Il
il calcio di punizione, l'arbitro però interviene, comanda la ripetizione della battuta. L'intervento ancora del signor Acito che comanda un calcio di punizione in favore ancora del Red Wine. Può andare la battuta a Scagliarini. Ora l'intervento della difesa a spazzare un pallone che poteva diventare pericoloso, tocca per un attimo Alicolli, poi perde di nuovo il controllo del pallone. Ancora chiamato in causa Russo, arriva Travaglini adesso per controllare il pallone, lo serve su Irti. Interviene bene adesso la difesa del Guercino. Ancora un intervento da parte del direttore di gara a segnalare un calcio di punizione, questa volta in favore del Guercino. Viene battuto all'indirizzo di Tassinari, che può far scorrere il pallone e tentare di lanciare lo stesso pallone in avanti all'indirizzo di Carposo, che però viene fermato. Travaglini con il pallone tra i piedi, si libera bene Guadagnini, adesso tenta di servire su Russo, la palla è troppo profonda, finisce direttamente sul fondo del campo e torna a disposizione dell'estremo difensore della squadra che è sotto di un gol. Nello specifico si tratta di Fabbri, che rimette il pallone in gioco verso il suo terzino sinistro. Scambiano il pallone in difesa i giocatori del Guercino e poi cercano questi lanci a liberare le fasce, che non sempre però trovano riscontro. Bruno adesso a servire il pallone su Tassinari. Davide riesce a conquistare una rimessa laterale di cui si incaricherà Pola. Stesso Tassinari a scambiare il pallone con Pola, che tenta il cross, riesce a guadagnare una rimessa laterale. Tassinari ancora a scambiare questo pallone con Pola, il suo tentativo viene ribattuto, riesce però sul rimpallo a servire al centro e a trovare il pareggio per la formazione che gioca fuori casa, il Guercino. Entrambi gol da cross a centro area, giocatore colpevolmente solo, gol di Scimitarra. Intanto c'è un cambio. Sembra destinato ad uscire l'estremo difensore della formazione del Guercino. Proprio così entra in porta Boldini,
giocatore di movimento che dovrà difendere i pali del Guercino, che ha appena trovato il pareggio con un colpo di testa di Scimitarra, lasciato solo alla conclusione dalla difesa in maglia gialla. Dunque il punteggio è sull'1-1. Vantaggio del Red Wine con Russo, e impatta poi il Guercino con Scimitarra, entrambi gol di testa. Fino a questo momento una partita che sta mantenendo le aspettative. Io vi ricordo che è lo scontro tra le due prime della classe, 50 punti per entrambe, sia Red Wine che Guercino propongono un bel gioco. Bello intanto questo servizio di Tassinari per Carposo, che lo serve con un buon colpo di tacco. Sfortunato in questa circostanza, Carposo non riesce a controllare a dovere il pallone. Ola adesso a rilanciare ancora questo pallone che termina in rimessa laterale, andrà alla battuta Stracciari. Anzi, chiedo scusa, si tratta di D'Emilio. Va ad incaricarsi di battere anche questa rimessa, lo fa guardando Patussi che tenta di girare il pallone, non riesce, favorisce così il recupero da parte di Mura che può giocare questo pallone, tenta il cambio di gioco, riesce all'indirizzo di Tassinari, parte Pola sulla fascia tentando di creare la superiorità numerica, viene servito proprio in questo momento, Pola può andare al cross, lo fa Scimitarra, stavolta riesce solo a spizzare il pallone, comunque arriva Mura che conclude, trova la deviazione, il calcio d'angolo, il numero 7 del Guercino. Bella questa iniziativa della squadra in maglia bianca. Le due squadre sono già passate alle fasi finali, vi ricordo, essendo entrambe appaiate al primo posto in classifica. Ricordo anche che questo è il recupero dell'ottava giornata di ritorno della categoria eccellenza, girone B, che noi abbiamo seguito per tutto l'anno con le nostre dirette e le nostre differite. Intanto Russo riesce nel tentativo di palleggiare, poi viene fermato bene da Bregoli. Il pallone in fallo laterale, arriva dunque Guadagnini alla battuta a servire proprio il numero 10, autore della rete, il tentativo in rovesciata, non riesce ad agganciare il pallone, tenta un gol spettacolare alla Piniglia. Russo adesso controlla il pallone, fa fuori un avversario, poi taglia verso il centro dell'area, buona idea, riesce ad intervenire ancora Bregoli a liberare Scimitarra, adesso a lottare su questo pallone, interviene poi Irti con la testa a servire all'indietro verso Tonti che viene attaccato da Carposo, deve liberare precipitosamente verso Guadagnini che rilancia lungo questo pallone senza guardare. Interviene Alicolli, a sua volta tenta un rilancio sbagliato, può partire dunque il tentativo di contropiede da parte della formazione in maglia gialla, sbaglia però il tocco Stracciari che controlla ancora lui il pallone, mette poi il pallone in fallo laterale il numero 7 della formazione in maglia gialla. Tassinari a rilanciare il pallone all'indirizzo del portiere della formazione in maglia gialla, si tratta di Scagliarini che può rimettere subito il pallone in gioco, Irti adesso a scambiare ancora con Guadagnini, il lancio a servire Russo che stoppa questo pallone con il petto, interviene però Bregoli, ancora Guadagnini a rilanciare ancora verso la porta avversaria, il rinvio
sbagliato, gran botta per il numero 18 russo che non trova il gol. Comunque una bella iniziativa questa per il numero 18. Intanto resta a terra anche il secondo portiere Bollini. Sembra un problema muscolare per lui, non ha compiuto interventi fino a questo momento. Speriamo che possa proseguire l'incontro, anche se ci sembra davvero molto molto dolorante. Brutto momento questo per il Guercino, che potrebbe trovarsi di fronte all'eventualità di cambiare per la seconda volta il portiere. Sembra essere proprio così, non ce la fa Bre, il estremo difensore subentrato a Scagliarini, che, anzi a Fabbri, chiedo scusa, che era Bollini, si è accasciato e è rimasto steso al suolo, sembra un problema muscolare. Vediamo se inserirà ancora un giocatore dalla panchina o scambierà uno degli effettivi. Si è rialzato intanto Bollini, speriamo che riesca a proseguire il gioco. Stoicamente sembra restare tra i pali. Zoppica vistosamente, però non sappiamo se riuscirà a terminare l'incontro. Pozzo adesso riesce a strappare questo pallone a centrocampo, poi tenta il servizio in profondità verso Cimitarra, viene interrotto, recupera dunque il pallone il Guercino, poi sbaglia la ripartenza. Passaggio verso Russo non è preciso da parte di Irti, pallone dunque termina ancora in rimessa laterale a favore del Guercino, non fortunato con i suoi due estremi difensori. Carposo ancora a servire il solito Tassinari sulla fascia, il pallone però termina in rimessa laterale, andrà ancora la battuta ad Emilio su Russo, che stoppa il pallone con il petto e lo appoggia di nuovo su D'Emilio, che tenta il lancio lungo cercando più il fallo laterale che non il servizio per i suoi compagni, lo ottiene e lo effettua. Stracciari adesso insegue il pallone, non riesce ad arrivare, arriva però Travaglini che serve un pallone per Russo che controlla bene, entra in area, conclude il tiro, la deviazione, il palo per il numero 18, ancora un'azione pregevole per il Guercino che poteva portarsi sul 2-0 e qui si vede che il sostituto del portiere è un giocatore di movimento. Buona comunque l'iniziativa di Russo, anche la conclusione, ottimo il suo controllo in velocità. Buona prestazione fino a questo momento del numero 18 che è entrato in tutte le azioni offensive del Guercino. Adesso l'altro russo, autore del gol col numero 10, va a lottare sulla fascia destra, poi viene messo a terra, non è fallo per il direttore di gara e gli assistenti. Dunque il Guercino può rimettere il pallone in campo, lo fa adesso Bregoli, manovra questa palla all'altezza dell'out di sinistra per chi attacca. La serve su Alicolli che scambia ancora con lo stesso Bregoli che tenta di avanzare, lo fa lentamente, poi serve il pallone di nuovo su Mura, l'intervento di Travaglini, il pallone in fallo laterale, la rimessa in favore del Red Wine. Irti adesso riceve il pallone proprio da numero 3 della formazione maglia gialla, Guadagnini, che lo insegue ancora una volta, poi lo appoggia al suo portiere che controlla con i piedi e tenta il rilancio su D'Emilio, sbaglia la misura, interviene Tassinari, il contrasto tra i due, resta a terra D'Emilio e c'è ancora l'intervento del direttore di gara, signor Acito, si lamentano i giocatori del Guercino. Tassinari si arrabbia col direttore di gara.
Ci sarà dunque la punizione in favore della squadra in maglia gialla. Io vi ricordo intanto il punteggio è fermo sull'1-1. Al gol di Russo ha risposto Scimitarra tramite le reti di testa. Adesso Tassinari tenta ancora un lancio lungo a tentare di smarcare Carposo, che insegue il pallone ma non può arrivare. Controlla dunque Fabbri. Anzi, Scagliarini controlla dunque questo pallone. Non è ancora a disposizione della squadra del Red Wine, che va ad effettuare la rimessa con il solito D'Emilio. E poi la regala direttamente col colpo di testa di Patussi alla formazione avversaria, che può andare alla rimessa. Lo fa con Pola, si propone per ricevere Tassinari. Pola invece preferisce Carposo, che riesce a girarsi. Buono il movimento di Carposo, che poi perde però il pallone, quindi Travaglini può servire Russo. La ripartenza del Red Wine. Irti adesso palleggia, serve di nuovo Russo che stoppa di petto. Buono il dialogo tra i giocatori del Red Wine. Ancora Russo, buon controllo, mette giù il pallone, entra in area, va a lottare, interviene alla fine Bregoli, riesce a strappare il pallone, a servirlo su Mura. Scimitarra e Mura scambiano, poi Mura controlla male. Vediamo l'intervento ottimo di Travaglini, e invece arriva però il fischio del direttore di gara, che segnala ancora un intervento in scivolata irregolare ai danni di Bregoli. A noi da qui sembrava che avesse preso il pallone il direttore di gara, che era abbastanza vicino all'azione di gioco, invece pensa che ci sia il fallo, dunque assegna un calcio di punizione per il Guercino. Tanto l'allenatore del Red Wine cerca di caricare i suoi, che erano passati in vantaggio per una disattenzione in difesa. Il bel colpo di testa di Russo si infilava alla destra del portiere Fabbri, che ha dovuto anche abbandonare il campo, lasciando il posto a Boldini, che anche lui a sua volta si è infortunato. E la risposta del Guercino non è tardata ad arrivare, con un cross dalla destra effettuato da Pola, che finiva sulla testa di un liberissimo Scimitarra, che poteva battere Scagliarini e trovare il pareggio per il Guercino, che usufruisce dunque di un calcio di punizione che viene battuto proprio in questo momento dal numero 22. Interviene dunque ancora Guadagnini di testa a servire Irti, che riesce a toccare questo pallone per Stracciari, che lo gira subito all'indirizzo di Russo, che però viene anticipato. Interviene ancora il direttore di gara, ancora un calcio di punizione in favore del Guercino. Sembra Tassinari alla battuta col numero 22. Lancio lungo a cercare gli avanti, trovando invece la testa di Patussi, che riesce a rilanciare la palla verso i suoi compagni, in particolare verso Stracciari. Adesso c'è ancora l'intervento del direttore di gara per segnalare un probabile calcio di punizione. Un giocatore è rimasto a terra, si tratta del numero 15 Cespugli. Bella giornata, come vi dicevo, oggi ideale per giocare a pallone. Si è alzata anche una leggera brezza primaverile. Noi vi invitiamo a venire sempre a seguire le partite, gli incontri del calcio a 11, a 7, a 5, e a seguirlo, se non riuscite ad esserci di persona, in streaming sul nostro canale. Mettere anche un bel mi piace alla pagina Facebook della Lega Calcio Wisp. Guadagni intanto rincorre il pallone, riesce a controllarlo, si gira e lancia lungo ancora l'indirizzo di Russo, che non riesce a toccare di testa. Dunque Tassinari può controllare, serve su Pola, arriva Russo di gran lena
favorisce l'errore di Pola, quindi il pallone viene riconquistato, ancora il giocatore in maglia gialla russo, ancora al limite dell'area, carica il tiro, viene ribattuto, c'è un batti e ribatti tra due giocatori del Guercino, il pallone poi finisce nella loro disponibilità, il tentativo di ripartire adesso con Scimitarra, anzi con Mura, chiedo scusa, che preferisce però aspettare l'aiuto dei compagni. Adesso il tentativo effettuato da Bruno, viene però intercettato il pallone proprio da Guadagnini, ancora Bruno riesce a recuperare questo pallone, Scimitarra e poi Mura che tenta di cambiare gioco all'indirizzo del numero 18 Tassinari, che lotta con D'Emilio, alla fine deve retrocedere ma comunque controlla il pallone, Pola scambia ancora con Tassinari e c'è poi l'intervento del direttore di gara a segnalare ancora un calcio di punizione in favore dei giocatori in maglia bianca per l'intervento di D'Emilio su Pola, giudicato falloso dal signor Dacito della sezione di Bologna. Bruno dunque sul punto di battuta, i compagni di squadra si propongono all'altezza della linea dell'area di rigore, parte dunque Bruno, tenta il trasso al centro, liberare Tassinari, c'è però l'intervento della difesa, arriva Scimitarra, grande conclusione anche questa di sinistro con tutta calma che riesce a battere per la seconda volta Scagliarini, che non riesce ad arrivare, un pochino di colpa in questa situazione l'estremo difensore del Red Wine ce l'ha. Comunque buona la conclusione per Scimitarra, che porta i suoi in vantaggio per 2-1, doppietta personale per il numero 8 della squadra in maglia bianca, quindi si ribalta qui al centro d'Ozza il risultato, Guercino 2 Red Wine in casa 1. Partita divertente fino a questo momento, squadre comunque molto vivaci. Adesso Russo tenta ancora l'ingresso in area, viene fermato dal muro di difensori del Guercino e c'è la rimessa dal fondo, Russo vorrebbe il calcio d'angolo, si lamenta in maniera molto veemente col direttore di gara, ma il signor Dacito resta sulle sue convinzioni, dunque ci sarà una rimessa dal fondo che verrà effettuata ancora da Tassinari. Non si devono innervosire i giocatori del Red Wine se vogliono trovare il pareggio, la squadra comunque sta giocando, gli automatismi ci sono, le occasioni anche, bisogna soltanto cercare di mantenere il controllo. Adesso Russo all'altezza della tre quarti lato destro, serve su Stracciari che poi fatica nel controllo e perde il pallone che può tornare appunto nella disponibilità del Guercino, rischia adesso di regalare un fallo laterale ma riesce a recuperare ancora il pallone, Tassinari che scambia col solito numero 24 Carposo, ancora Tassinari, adesso il tentativo di girare questo pallone in area, arriva Guagnini, poi perde il pallone la difesa, Scimitarra si libera, arriva Mura e questa volta si oppone alla grande Fabbri e Scagliarini, ancora chiedo scusa, e riesce a ribattere questa conclusione. Adesso c'è il fallo subito da Russo, anzi dal numero 6 Panerai, resta a terra per un momento, poi riesce a rialzarsi. Seguiamo dunque il calcio di punizione in favore del Red Wine, che adesso è sotto di un gol per la doppietta realizzata a Scimitarra. Pallone che termina direttamente a fondo campo, non crea pericoli in questa occasione la punizione per il Red Wine. Red Wine che adesso deve cercare di riorganizzare le idee, stringere i ranghi, mettere in difficoltà i difensori del Guercino che fino a questo momento hanno disputato una buona gara, anche se qualche incertezza c'è stata, maiuscola quella sul gol. Tra
Travaglini gira il pallone all'indietro a servire Tonti che lancia lungo e trova Russo sempre posizionato su quel lato di campo, tenta il controllo e la conclusione, Russo viene sporcato, il tiro finisce direttamente tra le mani di Boldini che sembra riuscire a rimanere in campo. Bregoli adesso a servire su Scimitarra, tenta il tocco di prima, il numero 8 non riesce, il pallone finisce dunque da quest'altra parte, arriva De Emilio e spazza via il pallone che termina oltre le tribune. Dunque la rimessa laterale sarà in favore del Guercino. Sono molte parole in campo in questo momento. C'è ancora l'intervento irregolare da parte del numero 11 della formazione in maglia gialla, si tratta di Patussi su Tassinari, dunque calcio di punizione di cui si incaricherà il numero 9 Bruno, che lascia però l'incarico a Tassinari e tenta di mettere in movimento il suo omonimo dall'altro lato, il cross al centro, Scimitarra può tentare la conclusione, non ci arriva Mura, tira e risponde bene ancora Cagliarini questa volta sulla conclusione per la verità non irresistibile del numero 7. Ha mancato il pallone prima di lui Scimitarra che era in una posizione veramente pericolosa, se avesse impattato avrebbe forse trovato la tripletta personale. Adesso Russo viene anticipato però da Bregoli che mette il pallone direttamente in fallo laterale per la rimessa di Guadagnini. Si muove bene Irti, interviene ancora il signor Dacito a indicare un calcio di punizione in favore della formazione in vantaggio che verrà battuto ancora una volta da Tassinari. Battuta lunga che trova Carposo, viene fermato per un attimo, poi riesce a recuperare il pallone ancora il Guercino, lo insegue Tassinari, tenta di liberarsi Pola e prova a servirlo Tassinari, invece interviene Irti, concede un calcio d'angolo. Adesso finisce direttamente tra le braccia di Scagliarini che può rilanciare il pallone trovando il suo compagno di squadra, nello specifico Stracciari che resta a terra. Ora Bruno può tentare di servire il numero 24 Carposo che parte sull'out di destra, riesce a tenere bene il pallone in campo, scarica ancora su Tassinari che tenta la finta, riesce in un primo momento, poi alleggerisce ancora su Mura che è passato sul lato destro. Adesso c'è il tentativo di ripartenza con Travaglini che serve su Guadagnini, ancora Russo che scambia con lo stesso numero 3 Guadagnini, il tentativo di cross al centro è troppo alto però manca il pallone Pola e lo stesso finisce la disponibilità di Russo che passa Russo e il 2-2 arriva proprio quando il primo tempo sta per scadere, un bel diagonale di Russo che trova anche egli la doppietta personale che impatta la prima parte di gioco
sul punteggio di 2-2. Gran bella partita fino a questo momento. L'errore questa volta è stato del numero 13 Pola, che non è intervenuto di testa sul cross di Guadagnini, liberando così il numero 18 Russo, che serviva al suo omonimo con il numero 10, e arrivava alla conclusione a battere Boldini, che non poteva davvero arrivarci in questa circostanza. Dunque pareggio per Red Wine, brava a sfruttare l'errore, i due errori difensivi del Guercino. Russo ancora controlla il pallone, tenta poi la conclusione che viene però ribattuta da Bregoli. Irti poi sbaglia tutto, il pallone finisce direttamente a fondo campo. Ora Tassinari andrà a battere questa rimessa laterale e questa rimessa dal fondo, chiedo scusa. D'Emilio ora riesce a servire, ora il pallone che finisce sul solito Russo a ispirare la manovra del Red Wine. Adesso recupera un buon pallone ancora Irti, che lo serve sullo stesso Russo, si allarga l'attacco Russo, ottimo dribbling, conclusione di sinistro, risponde Boldini, arriva Russo e sbaglia un gol incredibile. Questa volta incredibile l'errore di Russo, che a porta vuota non riesce a concludere nel bersaglio grosso e non trova il 3-2, occasione veramente maiuscola per il Red Wine di portarsi in vantaggio e concludere dunque la prima frazione sul punteggio di 3-2, sbagliata da Russo dopo la bella conclusione del suo omonimo, che veniva ribattuta dal Boldini. Un errore alla Dzeko, non è da lui. Adesso cerca di riscattarsi, tenta una conclusione che in due tempi viene bloccata dal portiere. Buona anche questa iniziativa del numero 10, che macchia questa bella prestazione con questo errore che avrebbe potuto regalargli la tripletta personale. Adesso Travaglini a lanciare il pallone in aria verso Stracciari, Russo attende che il pallone scenda, lo controlla per un attimo, poi interviene ancora la difesa del Guercino a mettere il pallone fuori con lo stesso Pola, autore del liscio di testa sul 2-2 del Red Wine. Ora Russo adesso contro Pola all'altezza della linea laterale. Tenta il cross, il raddoppio funziona, quindi il Guercino può ripartire dalla sua metà campo. Mura viene anticipato dunque D'Emilio, però non riesce a controllare un rimbalzo strano del pallone, si era caricato di effetto dopo il tocco in extremis. Pola adesso la battuta del fallo laterale, a servire ancora Tassinari, che viene anticipato però di testa da Patussi. Adesso c'è l'intervento da dietro di Bruno, si arrabbia molto Irti. Insulta i giocatori del Guercino, vanno a lamentarsi col direttore di gara, ma il fallo è stato molto deciso, molto brutto anche da dietro. Vediamo i provvedimenti del direttore di gara, che ha già il cartellino giallo tra le mani. Ammonisce Bruno intanto e probabilmente ammonirà anche, e così è, infatti ammonisce anche Irti, che aveva subito questo fallo da dietro per la sua reazione eccessiva sicuramente. Adesso continuano a borbottare i due protagonisti dell'azione precedente, mentre si appropinquano al centro dell'area. Arriva Russo a calciare questo calcio di punizione, battuta tesa ancora verso Russo, il colpo di testa
Ancora una buona opportunità proprio sul filo del rasoio, arriva infatti il fisio, il direttore di gara, a segnalare la fine del primo tempo, dunque noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento al secondo tempo per questa sfida molto emozionante fino a questo momento, che è ancorata sul 2-2. Vi ricordo le reti: doppietta per Russo nel Guercino e doppietta per nel Red Wine e doppietta per Scimitarra nel Guercino. Noi ci vediamo dopo. Stiamo tornando in diretta qui dal centro sportivo della Dozza per il secondo tempo di questa entusiasmante sfida tra Red Wine e Guercino. Sul punteggio di 2-2 si è conclusa la prima frazione di gioco. Doppiette per Russo, Red Wine e Scimitarra, Guercino. Quattro bei gol, partita comunque interessante, vivace. Tante situazioni di gioco pericolose, interessanti. Segnaliamo anche il cambio dell'estremo difensore effettuato dal Guercino per infortunio. È entrato in campo Boldini, ha preso il posto di Fabbri. Io vi ricordo intanto le formazioni che sono scese in campo nel primo tempo: Red Wine, Scagliarini, Tonti, Guadagnini, D'Emilio, Panerai, Stracciari, Irti, Travaglini, Russo, Patussi e Russo. Guercino con Fabbri poi sostituito da Boldini, Cespugli, Carposo, Pola, Bregoli, Bruno, Tassinari, Tassinari, Alicolli, Mura e Scimitarra. Tutto è pronto dunque per l'inizio di questo secondo tempo, le squadre sono schierate al centro del campo, si aspetta soltanto il fisio e il direttore di gara, signor Dacito, coadiuvato dagli assistenti Pasquale e De Lucia, tutti della sezione di Bologna. Speriamo che questo secondo tempo sia entusiasmante quanto il primo. Abbiamo visto una bella gara tra le due capoliste della girone B della categoria Eccellenza. Ricordiamo che questa giornata è un recupero dell'ottava di campionato, che il maltempo ci ha costretto a rinviare. Per arrivare intanto il fisio, il direttore di gara, arriva proprio in questo momento, può centrare dunque il pallone, il primo pallone del secondo tempo, il Guercino. Tassinari va subito al lancio lungo, c'è ancora l'intervento adesso del direttore di gara, segnalare un calcio di punizione in favore del Guercino che attacca da destra verso sinistra dello schermo. Intanto in campo Ramponi nel Guercino, vedremo al posto di chi. Intanto viene battuta la punizione, arriva Tassinari di testa, c'è un gran traffico in area, poi riesce ad allontanare questo pallone all'indirizzo di Russo, Guadagnini che gira subito all'indirizzo di Stracciari che viene però anticipato da Cespugli, Alicolli adesso a inseguire questo pallone, viene attaccato da Irti, Alicolli è costretto a mettere il pallone in fallo laterale, si incarica della rimessa col numero 3 Guadagnini. Lo fa all'indirizzo dello stesso Stracciari, tenta di intervenire Cespugli, non ci riesce, favorisce così l'inserimento dello stesso Stracciari che va al cross a servire ancora Russo e carica la conclusione di sinistro, non riesce a concludere come vorrebbe, il pallone termina dunque sul fondo. Prima azione degna di nota di questo secondo tempo in quota Red Wine. Calcio di rinvio effettuato, tocca di testa Tassinari, tenta di liberare Mura, il pallone è troppo lungo, può recuperare dunque, poi sbaglia il rilancio, interviene Scimitarra che va a dialogare, ancora Scimitarra in possesso del pallone, lo scambia con Carposo, adesso interviene la difesa di Red Wine per un attimo, Bruno intercetta di testa, tocca Irti, ancora il pallone girato adesso all'indirizzo di Stracciari che viene però anticipato dallo stesso Tassinari, può ripartire
l'altro Tassinari con il numero 18 sul out di destra scambia il pallone ancora con Carposo che lo serve su Mura, non riesce a controllare il numero 7 della formazione del Guercino, il lancio molto lungo, il tocco, l'appoggio di testa all'indirizzo del portiere Boldini da parte di Tassinari col numero 22 che lancia ancora sul suo omonimo con il numero 18 che controlla l'altezza del cerchio centrale e tenta di avanzare, coadiuvato da Mura alla sua sinistra, viene però attaccato ancora dal numero 11 Patussi, lo costringe dunque a cercare appoggio all'indietro su suo compagno di squadra Pola. Adesso il pallone viene girato ancora con una buona manovra all'indirizzo di Rampoli che viene però anticipato da Guadagnini in scivolata, si arrabbia con i suoi compagni di squadra, il numero 3 che hanno concesso questo principio di inserimento. Adesso lo stesso Guadagnini a servire di destro su Russo che controlla, mette giù il pallone, serve Irti che ha qualche metro a disposizione, rinviene su di lui Alicolli, riesce a metterlo in difficoltà al punto tale che il pallone finisce di nuovo nelle disponibilità dell'estremo difensore del Guercino. Ora Tassinari scambia ancora questo pallone con Pola che serve ancora sul numero 18 Tassinari sulla fascia destra, gode di buona libertà in questa fase il numero 18. In generale la linea di destra è quella più utilizzata dal Guercino, dove si trovano appunto Tassinari e Carposo che tentano di buttare il pallone al centro dell'area. Adesso Pola lo fa e per poco non arriva Mura, il pallone scavalca Guadagnini, finisce a Scimitarra che controlla, salta Guadagnini, poi conclude di sinistro un tiro cross che non crea nessun problema alla difesa del Red Wine, dunque il estremo difensore può andare a raccogliere il pallone, ad effettuare il rilancio. Scagliarini quindi effettua questo appoggio. Il pallone viene controllato ancora dai difensori, D'Emilio adesso a lanciare, a tentare di lanciare l'azione offensiva verso Russo, viene però fermato il tentativo del numero 5 che va alla rimessa ancora verso il numero 11 Patussi che non riesce a controllare questo pallone, finisce direttamente in fallo laterale, quindi il Guercino potrà rimettere in campo ancora una volta il pallone stesso. Tocco ancora di Patussi, ulteriore rimessa laterale ancora in favore del Guercino che la effettua con il numero 13 Pola dell'errore che ha portato il secondo gol del Red Wine, non è riuscito a liberare l'area di testa. Adesso effettua un buon cross che scavalca tutta l'area e trova Scimitarra dall'altra parte che viene subito attaccato da Guadagnini. Scimitarra converge verso il centro, tenta il cross, parabola interessante, interviene però il portiere a sbrogliare la matassa, tenta di ripartire subito Scagliarini, rilancia, il pallone viene però trovato da Cespugli che alza a sua volta in un campanile, il pallone rimbalza avanti a Stracciari e lo stesso Cespugli, poi il tentativo ancora di far muovere gli avanti del Red Wine, in particolar modo Russo, autore di una doppietta ma anche di un errore a porta vuota che avrebbe potuto regalare la terza rete personale per lui e il vantaggio per Red Wine, proprio l'ultima azione del primo tempo. Ora Russo, questo comunque non macchia una buona prestazione da parte del numero 10, autore vi ricordo di una bella doppietta. Ancora a mettere in difficoltà Alicolli, adesso Guadagnini si incaricherà di questa rimessa, lo fa all'indirizzo di Irti che gira il pallone verso il centro, interviene Cespugli, Carposo adesso può controllare, non si accorge dell'attacco di Travaglini, Guadagnini adesso può tentare di mettere in mezzo, sulla traiettoria trova Bruno, Ramponi tocca il pallone verso Tassinari che lo smista a sua volta per Carposo che supera bene due avversari e poi serve Mura, leggermente troppo lungo il pallone, può intervenire dunque D'Emilio e va poi a terra, il direttore di gara non rileva gli estremi per il fallo, quindi c'è il 3 contro 3 adesso, Red Wine, a conclusione di Russo, il tiro buono che termina di poco alla sinistra della palo della porta difesa da Boldini. Ora è una buona occasione per il Red Wine che poteva portarsi in vantaggio anche in questa occasione, sfortunato qui Russo, buona la sua conclusione
e sfiora appunto il palo difeso dall'estremo Boldini, che era rimasto immobile, non poteva dunque intervenire. Rischia grosso qui il Guercino. Intanto c'è molta polemica in campo, mentre Tassinari si accinge alla rimessa che effettua proprio in questo momento. Spiove il pallone all'altezza del cerchio centrale, arriva Patussi di testa, Irti ora a controllare, Russo riesce a controllare il pallone, a lottare con l'altro capitano Scimitarra, adesso ancora il pallone appoggiato che però termina in rimessa laterale in favore del Guercino. Alicolli si incarica della rimessa, appoggia vicino a lui per Ramponi, ancora Alicolli dopo lo scambio con Scimitarra, perde poi il pallone sull'intervento di Travaglini, interviene però il direttore di gara a segnalare un calcio di punizione in favore del Guercino. Scimitarra è nei pressi del pallone, lo tocca per Ramponi che studia il piazzamento dei compagni, poi serve ancora Scimitarra che gira ancora questo pallone a tentare di servire Carposo che si era inserito all'interno dell'area di rigore. Patussi ancora rinvia su Russo, il pallone controllato bene dal numero 10 che riesce a liberarsi di un avversario, Alicolli nello specifico. Bruno adesso tocca il pallone che rimbalza su Stracciari, ancora Russo a tentare di liberarsi, interviene per un attimo Ramponi, poi Patussi riesce a girare ancora sul numero 18 Russo dall'altra parte del campo, interviene Pola, tocca il pallone non benissimo, ma Tassinari riesce a liberarsi di D'Emilio. Un pallone difficile questo, bravo Tassinari in questo caso, poi perde palla, ancora il tentativo di lancio lungo, il pallone finisce direttamente tra le braccia dell'estremo difensore della formazione del Guercino che rimette in campo. Pola adesso controlla il pallone, lo lancia all'indirizzo di Mura che va a lottare con D'Emilio, non c'è fallo secondo il direttore di gara, poi Carposo spreca questa situazione di vantaggio mettendo il pallone con un tocco velleitario in fallo laterale. Intanto vi segnalo che c'è una discreta affluenza di pubblico qui al centro sportivo Dozza per questa sfida che vede di fronte le due prime della classe, Guercino e Red Wine. Il punteggio fino a questo momento è fermo sul 2-2 in virtù delle reti realizzate nel primo tempo da Russo per il Red Wine e da Scimitarra per il Guercino, doppiette per entrambi. Tanto il gioco è fermo, è rimasto a terra un giocatore del Guercino che intanto si è rialzato, dovrebbe trattarsi di Bruno, è proprio lui nello specifico. Adesso Tassinari ancora si incarica della rimessa, lo fa verso Tassinari, ma la rimessa, il calcio di punizione dovrà essere ripetuto perché non era arrivato il fischio del direttore di gara, il signor Acito. Ancora Tassinari dunque sul punto di battuta per calciare questa punizione, lo fa di nuovo all'indirizzo del numero 18 Tassinari, adesso è il numero 18 avversario però Russo che può controllare il pallone all'altezza del fallo laterale, poi sbaglia tutto D'Emilio e serve praticamente Russo, scivola D'Emilio, incredibile questa azione di gioco per il numero 5 del Red Wine che ha sbagliato prima il tocco in avanti, poi scivolando ha commesso fallo e concede una buona punizione al Guercino all'altezza della tre quarti offensiva. Andrà lo stesso Bruno ad incaricarsi della battuta di questo calcio di punizione. Vediamo se in questo frangente la difesa del Red Wine non commetterà disattenzioni come è capitato in occasione dei due gol. Perlomeno di uno dei due gol, l'altro è stato bravo Scimitarra a concludere. Batte Bruno, intanto parabola alta a scavalcare tutti quanti che finisce infatti a fondo campo. Scimitarra appoggia dunque il pallone a Scagliarini che andrà alla battuta con i piedi, lo fa, Mura non si accorge. Il pallone ancora per D'Emilio che lo appoggia ancora al numero 18 Russo, il tocco verso Patussi che riesce a servire poi ancora il suo compagno di squadra Travaglini. Mura contro due avversari, interviene Guadagnini, riesce a liberare una situazione abbastanza pericolosa, poi
tenta di far ripartire i suoi, serve ancora su Patussi, sbaglia però l'appoggio Patussi perché Guadagnini era rientrato, quindi Mura ha tutto il tempo e lo spazio per muoversi, poi cincischia un po' troppo, perde il pallone e c'è la segnalazione di offside per l'assistente del direttore di gara. Ricordiamo che gli assistenti del signor Acito sono Pasquale e De Lucia. Iarini si accinge a rimettere il pallone, lo fa in questo momento con lancio che finisce alla tessera tre quarti, si gira Stracciari, tenta di servire l'accorrente Russo, non riesce, dunque il pallone finisce tra i piedi di Tassinari che tenta di servire ancora Carposo con un passaggio sul filo della linea dell'out di destra, il pallone finisce in fallo laterale, dunque la rimessa sarà per i giocatori in maglia gialla. Patussi è nei pressi del pallone, lo riceve proprio lui. Ora un lancio a cercare di mettere in movimento gli avanti, viene interrotto Ramponi, adesso può servire il pallone ancora su Tassinari che lo mette giù e poi tenta il servizio ancora su Carposo che non arriva. Adesso Guadagnini ad allungare questo pallone, toccato di testa da Tonti, ancora Licolli però recupera, adesso Travaglini con buona caparbietà strappa il pallone, tenta di mettere in movimento Russo che non può arrivare. Stracciari adesso tra due difensori del Guercino, ovviamente ha la peggio. Carposo intanto riesce a controllare questo pallone in qualche modo, serve su Ramponi, gira ancora il pallone su Tassinari, Carposo ancora può controllare e tentare l'incursione, c'è però l'intervento irregolare del difensore del Red Wine che concede questo calcio di punizione da una mattonella davvero interessante per il Red Wine. Scimitarra, Tassinari, parliamo di Claudio col numero 22 e Davide con il numero 18. Potremmo battezzarli Tassinari 1 e Tassinari 2 come si faceva a scuola, ma continueremo a chiamarli Tassinari per comodità. Tocco corto, Scimitarra alla battuta, la palla viene sporcata e non crea problemi all'estremo difensore del Red Wine che può rimettere il pallone all'indirizzo di Guadagnini che appoggia il pallone bene su Irti. Buona la linea di passaggio, Irti riesce a liberarsi, poi però tocca il pallone, voleva tentare un passaggio in profondità troppo potente, finisce direttamente tra le braccia del portiere. Intanto Russo riesce a stoppare il pallone di testa a Stracciari, ottimo il movimento su Cespugli, si libera e conclude, il pallone lambisce il palo alla destra di Boldini che era rimasto immobile sulla buona iniziativa del numero 7 Stracciari. Ancora una buona occasione per il Red Wine che deve essere però più cinico se vuole trovare la vittoria in questa partita, vittoria che non sarebbe sicuramente immeritata. Intanto esce dal campo il numero 11 Patussi e al suo posto Gubellini col numero 4 fa il suo ingresso in campo nelle file del Red Wine. Dunque Stracciari
Stracciari ora a servire ancora il pallone su Irti che tenta lo scambio con lo stesso Stracciari, interviene però Cespugli, Ramponi viene fermato e il pallone dunque controllato da Russo che si muove ancora benissimo. Ottima la partita del numero 10 del Red Wine, se non fosse per la macchia dell'errore a porta vuota. Adesso Russo tenta lo slalom, ubriaca due difensori, poi non riesce a trovare la giusta coordinazione per concludere e battere l'estremo difensore, dunque il pallone viene rimesso in campo, recuperato però immediatamente dal Red Wine. Gubellini serve il pallone sullo stesso Irti, Stracciari riesce a liberare Russo e c'è l'intervento dell'assistente del direttore di gara a segnalare questa posizione offside, dunque il calcio di punizione sarà battuto dal Guercino, nello specifico il numero 22 Tassinari si incarica della battuta. Buone comunque le iniziative fino a questo momento del Red Wine, che forse avrebbe meritato qualcosina in più. Il direttore di gara non tollera il turpiloquio, ci sembra una bella linea da seguire. Ramponi adesso non riesce a controllare, dunque Guadagnini spazza il pallone a Licolli, più alto di Russo, riesce a toccare il pallone ma questo finisce nella disponibilità di Irti che serve sulla corrente Guadagnini che controlla questo pallone e va a lottare con Licolli che però ha la meglio, riesce a liberare su Bruno che viene attaccato dallo stesso Irti, Cespugli adesso l'appoggio all'indietro, Gubellini sbaglia l'appoggio, dunque può partire ancora il capitano Scimitarra, controlla questo pallone sul filo del fallo laterale, riesce a liberarsi ancora di Guadagnini, tenta il dribbling e viene poi fermato da Gubellini appena entrato al posto di Patussi. Patussi autore di una gara di rottura, tantissimi interventi, molti palloni sporcati. Ramponi adesso ragiona un momento, poi tenta un servizio profondo che non impensierisce l'estremo difensore del Red Wine che rimette subito il pallone in gioco, Irti adesso lo controlla e lo scambia ancora con Travaglini. Bruno, i due numeri 9, Bruno e Travaglini a litigare il pallone, a combattersi il pallone, il servizio per Mura che non controlla bene, dunque la palla finisce in rimessa laterale. Ancora Irti palleggia bene, si libera di due giocatori, intanto serve poi il pallone su Guadagnini che tenta di mettere in movimento Russo che riceve questa palla e va a lottare con Licolli. Non c'è fallo per il direttore di gara, Licolli dunque recupera il pallone e lo calcia fuori. Voleva il calcio di punizione, il numero 10 del Red Wine, non è dello stesso avviso il direttore di gara. Dunque Guadagnini può andare alla rimessa laterale, lo fa con le mani a tentare di servire, ci riesce, poi c'è il controllo però errato. Ora Guadagnini, bello il movimento su Scimitarra, il tentativo di girare in mezzo questo pallone, ancora Irti, il cross al centro, interviene Pola, dopo c'è il gioco pericoloso, secondo i giocatori, non dello stesso avviso l'arbitro del Guercino. Ora Red Wine però che preme tantissimo, interviene il direttore di gara a segnalare ancora un calcio di punizione. La formazione in maglia gialla, Russo intanto si tocca il volto per l'intervento che ha ricevuto poco fa, nulla di grave comunque per lui. Sembra intenzionato a calciare direttamente in porta il numero 18, vedremo gli sviluppi, il tiro, la conclusione, il gol di Russo per il 3-2 e qui c'è ancora l'errore dell'estremo difensore ingannato dal rimbalzo del pallone e l'altro Russo trova il gol del 3-2 Red Wine. Qua tante responsabilità per il numero 1 adattato della formazione del Guercino.
Fabri si è infortunato al circa quarto d'ora del primo tempo, dopo il primo gol del numero 10 russo. Seguiamo adesso la reazione del Guercino. Adesso Bruno serve Tassinari, che effettua un ottimo movimento di corpo, mette fuori causa Garofalo. Tanto avete sentito le richieste dell'estremo difensore del Red Wine, vuole marcature strette sugli avversari. Tanto ancora una sostituzione alle file del Guercino, questa volta esce Mura con il numero 7, pure di una gara abbastanza anonima. Un po' di stanchezza ci può stare. Trovato al suo posto col numero 11 Lodi. Carposo adesso a scambiare questo pallone vicino alla bandierina del calcio d'angolo, adesso tenta di convergere verso il centro dell'area, ma c'è l'importante ripartenza del Red Wine, il lancio a tentare di smarcare almeno uno dei due tra Russo e Stracciari. Adesso l'intervento di Cespugli e il tocco con la mano di Russo, che rimedia un cartellino giallo. Era il tocco con la mano sul rilancio di Cespugli. Termini di regolamento ineccepibile questa decisione, poi magari un po' severa, ma tanto continuano a parlamentare i giocatori da una parte e dall'altra. Russo scambia delle battute con Tassinari, che si accinge alla battuta del calcio di punizione. Palla verso Carposo, che deve affrontare Tonti, riesce a superarlo, entra in area, conclude, trova l'opposizione del portiere, poi Guadagnini mette il pallone in calcio d'angolo onde evitare ogni possibile pericolo. Al limite, guardate una testa, al limite, non marcatevi tra di voi, al limite, lungo 22. Andiamo a seguire questo calcio d'angolo battuto, lo spiovente finisce direttamente tra le braccia dell'estremo difensore ancora del Red Wine, che con tutta calma può andare alla battuta, lo fa con i piedi, lancia lungo a cercare Stracciari, che è solo al centro del campo, riesce a controllare il pallone con qualche difficoltà, lo mette comunque a terra, tenta di cambiare gioco ancora all'indirizzo di Russo, interviene però Alicolli a spezzare questo tentativo, appoggia su Cespugli, ora Ramponi che viene attaccato da Irti, riesce a girare il pallone ancora sul numero 8 Scimitarra, autore anche lui della doppietta nel primo tempo. Alicolli sbaglia ancora un appoggio, desolato Scimitarra. Tassinari controlla con difficoltà questo pallone, poi lo appoggia all'indirizzo di Pola, può avanzare, nessuno viene incontro, è lasciato libero di tentare questo cross che poteva risultare pericoloso. Alle spalle del difensore del Red Wild c'era pronto Carposo, la palla però ha la traiettoria giusta per finire tra le mani di Scagliarini, che può dunque rimettere ancora il pallone in movimento, lo fa, adesso il pallone finisce a Stracciari, che con un gran bel tocco mette in movimento Russo, davvero apprezzabile questo tocco di esterno destro di Stracciari. Poi c'è l'intervento del direttore di gara ad assegnare un calcio di punizione in favore ancora della squadra che conduce la partita per 3-2 e che in questo secondo tempo ha messo la quinta. La battuta del calcio di punizione andrà col numero 8 Irti.
per buttare il pallone in mezzo e tentare di realizzare il quarto gol e prendere così definitivamente il largo. Parte la battuta insidiosissima, Licolli riesce ad anticipare per un soffio il tocco di Russo. Pallone torna nella disponibilità di Russo dopo la rimessa dal fondo. Russo va a scambiare ancora con Irti. Guadagnini viene chiamato a giocare questo pallone, lo fa, poi serve Gubellini, tenta di girare ancora questo pallone verso il centro. Bel tentativo adesso per Russo di servire il suo omonimo, non riesce. Ora comunque Red Wine non concede nessuno spiraglio al Guercino, molto compatta la squadra che conduce. Adesso intervento di Pola, il pallone termina in rimessa laterale. Vai ad uscire Cespugli, quindi favorisce l'intervento di Russo, l'intervento di Licolli in area e c'è il calcio di rigore adesso per il Red Wine per questo intervento di Licolli su Russo, che era stato bravo a trarre in inganno con una bella finta di corpo il numero 19 della formazione del Guercino. Il rigore è netto, non ci sono discussioni da fare, Licolli ingenuamente ha lasciato lì la gamba e Russo ha trovato l'impatto e giustamente il direttore di gara, il signor Acito, ha segnato questo tiro dagli 11 metri che potrebbe scrivere anche la parola fine sull'incontro. Rabbia il pubblico, intanto tifa Guercino, va Russo sul pallone, tiro, gol per il 4-2 Red Wine. Dunque doppietta per i due giocatori del Red Wine, il numero 10 e il numero 18, entrambi Russo, realizzano il 4-2, incanalano questa partita in favore del Red Wine. Di gara adesso va a raggiungere Mura e lo va a redarguire perché è passato in mezzo al campo e non è permesso, bisogna uscire dal campo passando fuori dal terreno di gioco. I giocatori si lamentano, ma il direttore di gara ha ragione in questa occasione, non si deve passare all'interno del rettangolo di gioco. Cassinari ora, vediamo se ci sarà la reazione del Guercino. Fino a questo momento il Red Wine nel secondo tempo ha dominato l'incontro. Segnalare comunque anche le numerose assenze del Guercino, questo non è sicuramente una giustificazione, però anche diversi giocatori stanchi, insomma il campionato è stato lungo e impegnativo per le squadre, soprattutto per queste due che sono in testa alla classifica e non hanno neanche niente da chiedere perché sono già passate al turno successivo, quindi scontro per il primato, per la gloria. Comunque una bella partita, esce intanto Stracciari al suo posto con il numero 16, fa il suo ingresso in campo Ricci.
bella partita quella del numero 7 del Red Wine, protagonista in diverse azioni a centrocampo, anche per lui tanti palloni toccati, bene, un grande assist anche per Russo che poi non si è finalizzato, ma gran tocco di esterno destro a mettere in movimento l'attaccante, il suo compagno di squadra. Comunque il Red Wine conduce questo incontro per 4-2 meritatamente, mi viene da dire. Adesso interviene ancora il direttore di gara per segnalare un intervento irregolare ai danni di Tassinari, che resta dolorante a terra, si tiene il piede destro, poi getta via la scarpa. Subito un colpo il numero 22 del Guercino che è sotto di 2 gol. Non una grande prova per i difensori in maglia bianca, hanno concesso 4 reti, in maniera, qualcuna di queste in maniera anche abbastanza ingenua. Anche il calcio di rigore causato da Licolli, è stato sicuramente bravo Russo a trovare l'impatto. Intanto il pubblico interagisce con il numero 10 del Red White. Questo calcio di punizione ancora in favore della squadra che è sotto nel punteggio, il Guercino. Era battuto poco al di fuori dell'area di rigore, difesa da Boldini. Calcio di punizione battuto all'indirizzo di Lodi, che non però riesce ad arrivare sul pallone. Adesso c'è il calcione rifilato al non entrato Ricci. E il conseguente calcio di punizione, l'intervento è stato di Ramponi, che non trova il pallone, trova le gambe dell'avversario. Irti può andare alla battuta di questo calcio di punizione, Lodi si avvicina al pallone, poi si allontana permettendo la battuta, viene effettuata, interviene con la schiena, addirittura Cespugli, poi Ramponi può tentare di far uscire la propria squadra, controlla male Scimitarra, ma riesce a servire comunque Ramponi che si libera bene, forse con troppa calma. Adesso gira il pallone ancora su Alicolli, mentre Russo corre come un treno all'inseguimento di ogni pallone. Numero 10 ha ancora birra nelle gambe, vorrebbe la terza marcatura personale. Ai Colli intanto si può incaricare di questo calcio di punizione. Batte lungo il pallone all'indirizzo degli avanti. Stacca Panerai con la testa, ma è intervenuto il direttore di gara a segnare un calcio di punizione a favore del Guercino. Vanno a parlamentare i giocatori in maglia gialla, il direttore di gara ha già preso la sua decisione, quindi Scimitarra mette giù il pallone, si appresta alla battuta. Sul pallone ci sono anche Ramponi che si allontana in questo momento e Tassinari col numero 18 che orbita intorno alla sfera. Alla fine rimane soltanto Scimitarra, andrà probabilmente lui alla battuta, vediamo, seguiamo questo calcio di punizione. La mattonella è interessante, siamo a circa 25 metri dalla porta e la punizione non crea problemi all'estremo difensore, palla debole. Dunque Scagliarini non ha nessuna fretta di rimettere il pallone in campo, lo fa in questo momento, la battuta all'indirizzo dei suoi centrocampisti trova invece Bruno, adesso Carposo può tentare di inserirsi, lo fa, tocca il pallone, anticipa Guadagnini, poi è costretto a retrocedere, serve Scimitarra che però viene anticipato molto bene dal numero 8 e poi se ne va sul tentativo ancora di Scimitarra,
Adesso può intervenire, poi non si capiscono i tre difensori del Red Wine, si tratta di Irti, Guadagnini e Palerai. Regalano dunque una rimessa laterale che viene però mal gestita dalla formazione del Guercino. Dunque il pallone può essere rimesso ancora una volta in campo dalla formazione che conduce l'incontro per 4-2 da Guadagnini, in particolar modo lancio lungo a servire Ricci, che tocca appena il pallone di testa e riesce a liberarsi di Cespugli, poi si trova davanti a Tassinari che riesce a in qualche modo fermarlo. Adesso si libera anche bene dello stesso Ricci, va a scambiare con i suoi compagni di squadra e poi ancora può controllare senza problemi, lancia a lungo a tentare di mettere in movimento Carposo, che viene però ancora anticipato da Panerai. Bruno riesce a recuperare questo pallone, è contro due avversari e adesso c'è un buon intervento da parte di Gubellini. Mette il pallone in fallo laterale, la palla è comunque ancora a disposizione del Guercino. Alicolli alla battuta e la batte malissimo il numero 19 del Guercino, concedendo così la controrimessa al Red Wine. Controrimessa che verrà battuta da Guadagnini su Ricci, che palleggia e poi serve Gubellini. Gubellini poi perde il pallone, Ricci va a combattere in mezzo ad avversari, riesce a guadagnare il massimo da questa azione. Buono l'inserimento in partita da parte del numero 16, che sta mettendo in costante difficoltà i difensori e i centrocampisti del Guercino. Conquista in questa occasione anche una rimessa, un calcio di punizione. Irti sul pallone per la battuta. Si piazza la barriera composta da Tassinari, Davide e da Scimitarra. È molto lontano, siamo oltre i 30 metri. Battuta a cercare, c'è intanto la segnalazione dell'assistente del direttore di gara di fuorigioco per i giocatori del Red Wine. Così c'è il calcio di punizione per il Guercino, che può dunque ripartire con la manovra. Ancora un lancio lungo a scavalcare centrocampo del Red Wine, non sortisce effetti. Cespugli interviene in maniera rude ma senza fallo, dice il direttore di gara proprio su Ricci. Adesso il pallone per Tassinari, che controlla, aspetta il piazzamento dei compagni, poi tenta di innescare il movimento dell'altro Tassinari, che però viene anticipato. Ancora buono questa volta l'anticipo del numero 22, ancora Tassinari, lo scambio tra i due. Il numero 22 serve sul Tassinari numero 18, che a sua volta serve su Ramponi, che però controlla male, perde il momento e il pallone. Lancio lungo, adesso l'indirizzo di Russo, può controllare Alicolli, aspetta il pallone esca fuori, il pallone non esce, dunque Alicolli lo spazza in fallo laterale. Guadagnini andrà alla battuta di questa rimessa laterale. Carposo gli ha appoggiato solamente il pallone, lo fa l'indirizzo di Ricci, che spizza il pallone verso lo stesso Russo. Scambio tra Guadagnini e Russo, perde il controllo del pallone Alicolli, ancora un errore ma riesce a venirne fuori in qualche maniera. E adesso c'è il tocco sbagliato di Gubellini, pallone dunque in fallo laterale. Bruno va alla rimessa del fallo, scambia con Scimitarra, ancora Bruno, il tocco su Ramponi, ancora Scimitarra a tentare di mettere in movimento Tassinari, l'intervento del direttore di gara. Ancora una volta il signor Acito ferma il gioco e Scimitarra potrà andare alla battuta di questo calcio di punizione. Lo fa servendo Pola, che viene attaccato da Russo, autore anche gli di una doppietta. Il lancio lungo a cercare Tassinari, a lottare Tassinari, e poi perde questo duello con Garofalo. Interviene Ramponi adesso a spezzare il tentativo di uscita del Red Wine, il velo di Scimitarra. Pallone per Alicolli, che lo scambia ancora con Bruno, attaccato da Russo che gli strappa bene il pallone. Partita da 8 per il numero 10 del Red Wine. Passa in secondo piano anche l'erroraccio a fine primo tempo, a porta vuota, sparava alto. Doppietta e partita di grande sostanza per lui.
Bruno adesso porta avanti il pallone e tenta di lanciare lungo all'indirizzo di Tassinari, che riesce a toccare il pallone, a liberare Carposo sulla fascia sinistra. E poi il tentativo del numero 24 ancora non avrebbe comunque trovato compagni all'interno dell'area di rigore, finisce sul fondo. Dunque può battere la rimessa ancora Scagliarini, lo fa servendo Guadagnini proprio sotto la nostra postazione. Il numero 3 avanza, controlla il pallone, poi lo tenta di mettere in movimento Russo, non è preciso però nel passaggio, però finisce in out. Dunque ancora Licolli può rimetterla, lascia però l'incarico al numero 15 Cespugli, che la mette direttamente in fallo laterale, regalando ancora dunque una rimessa al Red Wine, che vi ricordo conduce l'incontro per 4-2. Il primo tempo parziale, il primo tempo è 2-2, poi nella ripresa ha trovato due gol il numero 18 Russo. Intanto esce il capitano, il numero 10, autore di una doppietta, di una gran bella gara. Tra gli applausi infatti potete sentire, il pubblico riconosce il valore del numero 10, ottimo, ottimo incontro per lui, ha trovato anche due gol. Adesso lascerà spazio a De Braco. Torniamo alla partita, intanto la rimessa di Guadagnini all'indirizzo di Ricci, fermato da Licolli. Bruno adesso scambia con Ramponi, ancora Licolli, interviene Irti, mette il pallone in fallo laterale, Carposo controlla e scambia ancora con Cimitarra, che tenta di girare il pallone, trova ancora la difesa. Gubellini adesso perde il pallone per l'intervento di Carposo, che glielo strappa e si defila sulla fascia sinistra del campo. Adesso ci sono tre compagni in mezzo all'area, interviene però il direttore di gara, ci sarà il calcio d'angolo per la formazione che è sotto di due gol, parliamo del Guercino. Siamo agli sgoccioli, la partita ormai è incanalata su questo punteggio di 4-2. Non sarà calcio d'angolo, bensì calcio di punizione per il Guercino, proprio a ridosso della linea dell'area di rigore, lato sinistro per chi attacca. Bruno andrà alla battuta, tenterà di mettere scodellare questo pallone in mezzo e trovare il 4-3. Fischia l'arbitro, parte Bruno, viene messo fuori il pallone, poi arriva anche il fischio finale, l'esplosione di gioia per i giocatori del Red Wine, che vincono questo incontro, si portano da soli in testa alla classifica del girone. Vi ricordo girone B, categoria eccellenza, è stato un bel incontro, le squadre hanno dato il massimo, vince il Red Wine meritatamente con le doppiette dei due Russo. Una bella partita qui dal Centro Sportivo Dozza. Io vi saluto, vi rinnovo l'invito a continuare a seguire tutte le dirette e le differite che vi proponiamo e di mettere un bel mi piace alla nostra pagina Facebook. Intanto buona giornata e buon fine settimana qui dal Centro Sportivo Dozza.